All right. Let's hurry up then. Let's stand to our feet. We open our Bibles to the book of John. Alziamoci in piedi, apriamo la parola di Dio nel libro di Giovanni. John chapter number 2. Giovanni capitolo 2. Verse number 4. We're going to read several verses and I'll try to hurry up here. John chapter 2 verse number 4. Giovanni 2 verso 4. Everybody got it, say amen. Oh, se l'avete già. Not on the screen. Ecco qua, è nella, sullo schermo. All right, here we go. John chapter 2 verse 4. Jesus saith unto her, woman, what have I to do with thee? My hour is not yet come. Gesù le disse, che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. John chapter 7 verse number 6. Giovanni capitolo 7 verso 6. Then said Jesus unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. Gesù quindi disse loro, il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. John chapter 7 verse number 30. Giovanni capitolo 7 versetto 30. Then they sought to take him, but no man laid hands on him because his hour was not yet come. Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora venuta. John chapter 8 verse number 20. Giovanni capitolo 8 versetto 20. These words spake Jesus in the treasury as he taught in the temple, and no man laid hands on him, for his hour was not yet come. Queste parole le pronunciò nella sala del tesoro, insegnando nel tempio, e nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta. John chapter number 12, our main body of scripture, John chapter 12, verse number 20. Giovanni 12, verso 20. And there were certain Greeks among them that came to worship at the feast. Ora tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo vedere Gesù. 22, Philip cometh and telleth Andrew, and again Andrew and Philip tell Jesus. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. And Jesus answered them, saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Gesù rispose loro dicendo, l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there also shall my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, but for this cause came I unto this hour. Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Father, glorify thy name. Padre, glorifica il tuo nome. Then there came a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. John chapter 13 verse number 1. Giovanni capitolo 13 verso 1.
Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Ora prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta l'ora, per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. One more, John 17, verse number 1. Un altro riferimento, Giovanni 17, versetto 1. These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Gesù disse queste cose. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. Amen. I like for Bishop to pray and ask the Lord's blessings upon the word this morning. Vogliamo pregare insieme per la parola di Dio stamattina. Signore Dio onnipotente, ti rendiamo grazie per il privilegio che noi abbiamo di leggere e ascoltare la tua parola. Sia la tua unzione sopra tutti quanti noi, oh Signore Dio. Sia la tua unzione sul tuo servitore, ancora su di me, affinché ogni parola sia predicata con autorità ed unzione. Parla ai nostri cuori, o Signor Gesù, ed elimina qualunque cosa che possa essere motivo di ostacolo alla tua parola. Grazie, o Signore, nel tuo santo e meraviglioso nome, Gesù, benedetto in eterno. Amen. 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 God bless you. You may be seated. Dio vi benedica, potete accomodarvi. I want to preach this morning on life's finest hour. Stamattina voglio predicare intorno all'ora più bella della vita. His first reference to his hour was made to his mother, and his last reference to his hour was made to his father. Il primo riferimento che abbiamo letto, Gesù faceva riferimento a sua madre, e nell'ultima scrittura Gesù ha fatto riferimento nella sua umanità a suo padre. And the thought of the glory that would proceed out of the hour spanned the time between those two references. E il pensiero che ha preceduto la gloria è racchiuso tra questi due episodi, dove si riferisce a sua madre, dove si riferisce a suo padre. In eternity there is no time. Nell'eternità non c'è il tempo. There are no hours in eternity. Non ci sono ore nell'eternità. But in time there are two hours that affect all of eternity. Ma nel tempo ci sono due ore che hanno un effetto su tutta quanta l'eternità. One was pregnant with evil and gave birth to sin, confusion and despair. Una è stata quando il male ha generato il peccato e ha creato confusione, disperazione. It was the hour when Eve ate of the forbidden fruit and gave to her husband also, and he did eat with her. Fu l'ora quando Eva mangiò il frutto proibito e poi lo diede ad Adamo e lui mangiò di quel frutto insieme a lei. And when time shall be no more, the misery of that hour will live in the memory of the lost forever and ever. E quando non ci sarà più tempo, la memoria di quell'ora resterà nella mente di quelli che sono perduti, la miseria nella miseria di quelli che sono perduti. The other hour was pregnant with goodness. It was when the Son of Man said, "It is finished." L'altra ora invece è, come dire, pregna di speranza, e fu quando il figlio dell'uomo disse, è compiuto. When he bowed his head in death and was crowned with the brightest glory. Quando lui abbassò il capo nella morte e poi fu coronato nella sua gloria. In that hour there was born for humanity purpose. In quell'ora nacque per l'umanità un proposito. There was born hope for man's despair. È nata la speranza per sostituire la disperazione dell'umanità. Grace for his weaknesses.
per essere sollevato dalle sue debolezze. Purpose for his waywardness. Per avere un proposito per la sua, il suo disorientamento. It was an hour in which high aspirations were born into the heart of man. È stata un'ora in cui alte aspirazioni sono nate nei cuori degli uomini. In that hour, life was endued with a spiritual greatness, a moral greatness for man to pursue and achieve. In quest'ora è stato rinnovato la prospettiva di grandezza per ogni uomo di poter andare a qualcosa di positivo. Jesus gave birth in that hour to reconciliation and redemption. God and sinner reconciled. Gesù ha dato in quell'ora nascita alla riconciliazione, l'uomo che viene riconciliato a Dio. Creator and creation made one in Christ. Il creatore e la creazione sono stati resi uno o sono resi uno in Cristo. And when time shall be no more, the blessedness of that hour will continue to be heaven's song. E quando non ci sarà più il tempo, la memoria di quest'ora continuerà a benedire l'eternità, sarà come un canto benedetto. Most people are born into this world to live, not so with Jesus Christ. Molte persone nascono in questo mondo per vivere, ma vivono senza Gesù Cristo. We die because we must. He died because he chose to. Noi moriamo perché dobbiamo morire, ma Gesù morì perché ha scelto di morire. His death was the object and the main feature of his life. La sua morte è stato l'obiettivo e lo scopo principale della sua vita. It was his life's finest hour. Fu l'ora più bella, l'ora migliore della sua vita. John chapter 12 gives us the last story of the public ministry of Jesus. Giovanni capitolo 12 ci dà l'ultima storia del ministero pubblico di Gesù Cristo. It's the story of the Jews gathering to Jerusalem to celebrate Passover. È la storia dei giudei che si radunarono a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. The festivities were about to start. La festività stava per cominciare. Everybody was happy and joyful gathering there to worship. Tutti erano felici, erano pieni di gioia, riuniti là per adorare Dio. Passover was nigh. La Pasqua ormai era arrivata. But in the midst of all the gathering festivities. Ma in mezzo a quella festività, in mezzo a quella grande riunione di giudei. Some Greeks came to Philip. And Philip and Andrew, and they said to him, "Sir, we would see Jesus." Dei greci vennero da Filippo. Filippo poi andò da Andrea, e loro fecero la richiesta: "Signori, o signore, noi vorremmo vedere Gesù." And the presence, or Philip and Andrew, take this request to Jesus. E Andrea e Filippo portarono questa richiesta a Gesù. And the presence of these Greeks stirred up some emotions in the soul of Jesus. E la presenza di questi greci fece nascere una sorta di emozione nel cuore di Gesù. There were some conflicted emotions that emerged from this desire. Da questo desiderio ci fu come un conflitto di emozioni all'interno di Gesù. These hungry, inquiring Greeks brought focus to the mind of Jesus. Questi greci che avevano fame hanno, come dire, rifocalizzato qualcosa nell'attenzione di Gesù. The full purpose of his being born into this world was not merely to redeem the Jewish nation, but all of mankind. Perché il suo proposito per essere venuto non era solo quello di redimere i giudei, ma di redimere tutta quanta l'umanità. But he knew that what was placed upon him could only come through humiliation. Ma sapeva che quello che gli era stato messo sulle sue spalle poteva diventare realtà soltanto per mezzo dell'umiliazione. Life could only come through his death.
la vita poteva avvenire solo per mezzo della sua morte. Salvation and happiness for mankind could only come through his own anguish and abandonment. La salvezza, la redenzione di tutta l'umanità, la felicità poteva venire per mezzo delle sue sofferenze. And well might this disturb him. E bene, tutto questo dal punto di vista umano lo ha disturbato. But so masterly was his self-control and his self-command. Ma aveva il controllo di se stesso, aveva il comando di se stesso. So steadfast and consistent is his temperament that we underestimate the severity of the conflict. Il suo autocontrollo, la sua determinazione era così stabile al punto che noi abbiamo difficoltà a capire la sofferenza che lui ha veramente patito. But John here in this portion of scripture, ma Giovanni in questa porzione di scrittura, as he occasionally does throughout his book, così come lui occasionalmente fa attraverso il libro, he draws back the veil of flesh, ha, come dire, tolto il velo della carne, and he allows us to see into the heart and soul of Jesus, e ci permette di vedere nel cuore, nell'anima di Gesù. He permits us to reverently observe some of the turmoil within. Ci permette di vedere con riverenza alcuni dei tumulti interiori che Gesù sperimentò. Turmoil that can best be described in Jesus's own words. È un tumulto che può essere descritto nel modo migliore soltanto con le parole di Gesù. Now is my soul troubled. Adesso è la mia anima turbata. And what shall I say? E cosa dirò? Father, save me from this hour. Signore, oh Padre, liberami da quest'ora. But for this cause came I unto this hour. Ma è per questa causa che io sono venuto in quest'ora. Father, glorify thy name. Padre, glorifica il tuo nome. Hallelujah. Let's worship him. Adoriamolo. This hour stands apart from all other hours. Quest'ora è distinta da tutte le altre ore. Whether in hours of past dispensations or hours of yet unborn future ages. Che siano ore della passata dispensazione o delle età future. All the rivers of time stream and are poured into this hour. Tutti i flussi del tempo convogliano e partono da questa particolare ora. All of man's prophecies meet here. Tutte le profezie si incontrano in quest'ora. All of his hopes and aspirations of the ancient saints and the desires of the ages meet in this hour. Tutti i desideri e le speranze dei santi del passato convogliono verso questa particolare ora. It was his life's finest hour. Fu l'ora migliore della sua vita. You hear of attainments of mankind. Human nature has attained great things. L'essere umano ha ottenuto grandi cose. The power to invent. Ha il potere o la capacità di inventare. The advancements of medical science. Sappiamo dei progressi della medicina. We hear of the capacity for knowledge. Siamo coscienti della conoscenza che aumenta continuamente. The possibilities of society's growth. E le possibilità che la società ha di crescere. All of the possibilities that man has in sight that he can reach and obtain. Tutte le possibilità che l'uomo ha dentro di sé e per cui può tendere le sue mani e raggiungere dei traguardi. But not one time has man given birth to his fairest fruit. Ma non una sola volta l'umanità ha dato la nascita a qualcosa di assolutamente eccezionale o migliore. Not in the despotic palace of Babylon. Nei palazzi di Babilonia. Not in the swiftness of the Medes and the Persians. Né nel regno persiano. Not in the refined culture of the Greeks. Né nella cultura raffinata dei greci. Not in the colossal power of the Roman Empire. Né nella colossale potenza dell'impero romano. And even around us as our modern society implodes or explodes.
E perfino nella nostra società moderna non c'è altro che una sorta di esplosione o implosione. It gives witness that society is just as powerless to lift and attain our highest good and glory. Giusto per dare una dimostrazione del fatto che la società non è in grado di andare al di sopra di se stessa e creare qualcosa che dia gloria. In our modern computerized age, man has not given us his best. Nella nostra età computerizzata, l'umanità non ci ha dato il meglio. Man has not lifted himself or glorified himself, but rather has debased himself in every facet of his achievements. L'uomo non è migliorato, anzi al contrario, nonostante i progressi, è arrivato a livelli molto molto bassi dal punto di vista morale. But in the death of Jesus Christ, ma alla morte di Gesù Cristo, God came down. Dio venne giù. And was so intimately involved that he sanctified and blessed the love of Jesus Christ. Ed era così intimamente coinvolto in quel sacrificio e ha benedetto e ha glorificato il nome di Gesù. He so identified himself with his son. Dio si è perfettamente identificato con quella manifestazione di figlio. He so identified himself that three times he spoke out of heaven audibly. E per tre volte parlò dal cielo in modo udibile. Once at his baptism, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Una volta venne al battesimo quando disse "Questo è il mio diletto figliuolo in cui ho preso il mio compiacimento." Once at his transfiguration when he said, "This is my beloved son, hear him." E un'altra volta alla trasfigurazione, "Questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo." And now at the end of his earthly ministry, Jesus says, "Now is my soul troubled, and what shall I say? Save me from this hour." E adesso alla fine del suo ministero terreno dice, "Sono giunto a quest'ora, cosa dirò? Salvami da quest'ora." "Father, glorify thy name." Padre, glorifica il tuo nome. Then there came a voice out of heaven again. E ancora una volta venne una voce dal cielo. Saying, "I have both glorified it and will glorify it again." Che disse, "Io l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo." There never has been a death like the death of Jesus Christ. Non c'è mai stata una morte come la morte di Gesù Cristo. Look at his humiliation. Guardate alla sua umiliazione. He left the throne of glory. Lasciò il trono di gloria. Wrapped himself in flesh. Si vestì di carne. Came into the world through the door of a virgin maiden. Venne nel mondo per mezzo di una vergine. Amid all the stench of the livery stables. E poi nacque in un ambiente non esattamente bello, in una stalla. The stench of donkeys and cattle and sheep. La puzza di asini, pecore, buoi. Humanity never saw him. L'umanità non l'ha mai visto. No ever understood him. Non lo ha mai capito. But angels attended his humble birth. Ma gli angeli che hanno assistito alla sua umile nascita. Creation gave him a star that rested over the stable. Nella creazione una stella fu comandata di andare a posizionarsi su quel luogo dove lui era nato. He grew and entered into ministry. E poi crebbe nel ministero. His hands became rough with labor. Le sue mani diventarono ruvide per il lavoro che faceva. But at the touch of his hand, blind eyes received their sight. Ma quando le sue mani toccavano, i ciechi recuperavano la vista. His feet became dusty with the garbage-laden streets of the city. I suoi piedi si sporcavano con la polvere e la sporcizia delle strade dei paesi di quei giorni. But they were kissed and bathed with tears by hearts cleansed and forgiven. Ma furono baciati e lavati con le lacrime di persone che erano grate a lui per quello che lui aveva fatto. His voice cried out in infancy and in death. His voice cried out in infancy and in death. La sua voce si fece sentire nella sua infanzia e alla morte. But his voice also calmed the stormy sea and burst open the chambers of death. Però la sua voce ha pure calmato il mare e ha spezzato i legami della morte.
His eyes were quenched in darkness. I suoi occhi furono, come dire, pressati nel buio. But his eyes could read the hearts of men and see into the yet unknown future. Eppure i suoi occhi potevano vedere nel cuore degli uomini e vedere il loro futuro. His ears heard the accusation and the curses of the Pharisees. Le sue orecchie sentirono le accuse, le false accuse dei farisei. But his ears also heard the pounding of the chest and the words of the repentant publican, God, be merciful to me, a sinner. Ma le sue orecchie sentirono pure il battere al petto del pubblicano e la sua preghiera, il suo grido che diceva, abbi pietà di me. Hallelujah. He wore no costly robes. Lui non aveva vestiti di stilisti. No Giorgio Armani's. Non indossava Giorgio Armani. But his garments could heal the incurable disease. Ma i suoi indumenti praticamente potevano guarire malattie non curabili. He never walked on luxurious carpet. Lui non camminò mai su un tappeto rosso. But he's walked on the restless seas. Però fu in grado di camminare su un mare agitato. His drink was simple water. La sua bevanda era della semplice acqua. But water for the wedding guest he was able to change into wine. Ma fu in grado di cambiare l'acqua alle nozze di Cana in vino. He never attended sumptuous banquet feast. Non era mai, come dire, partecipe di banchetti particolari. But he gave through his hands he took 5 barley loaves and 2 fishes and fed a multitude. Ma nelle sue mani ha preso 5 pani e 2 pesci e ha cibato un'intera moltitudine. But all of these, ma tutto questo, were just the passing of time. Erano cose che segnavano il passare del tempo. The simply ticking of the clock of the seconds passing by. Erano le lancette che si muovevano ad ogni secondo. Until his finest hour arrived. Fino a quando giunse la sua ora migliore. And he said, "Now is my soul troubled." E ha detto, "Adesso la mia anima agonizza." Can you imagine the physical suffering? Potete immaginare la sofferenza fisica? It was an hour of intense suffering. Era un'ora di intensa sofferenza. The crown of thorns. La corona di spine. The whip on his back. Il suo dorso lacerato. The heavy cross on his shoulder. La pesante croce sulle sue spalle. The nails in his hands and feet. I chiodi ai suoi piedi, alle sue mani. The jarring of the cross as it fell into the ground and his flesh was ripped. E quando poi hanno piantato la croce per terra, la sua carne subì un ulteriore strappo. Man left nothing to be undone in heaping shame upon him. E l'uomo non lasciò nulla così inosservato, fece tutto per farlo soffrire al massimo. They stripped off his clothes. Gli tolsero i suoi indumenti. And left him there naked for all the world to see and mock. E lo lasciarono là praticamente nudo per essere deriso dal mondo intero. To pour contempt upon his kingly claims, they crowned him with his crown of thorns. E per, come dire, competere con quello che lui reclamava di essere, gli hanno messo una corona di spine sul suo capo. In mockery of his all-knowing, in derisione della sua onniscienza, they blindfolded him and struck him and demanded, "Tell us, who is it that struck you?" Lo bendarono e poi lo colpivano e dicevano, "Chi ti ha colpito? Indovina chi ti ha colpito." In ridicule of his omnipotence, his all power, e in derisione della sua onnipotenza, they challenge him, "Leave the cross and come down." Gli hanno detto, "Scendi giù dalla croce, vieni giù." In scorn of his omnipresence, in derisione della sua onnipresenza, they challenged him, "Where is your father? Why doesn't he come to save you?" Gli dicevano, "Dov'è tuo padre? Perché non viene a salvarti?" All that was happening in the outward physical realm.
E tutto questo era successo dal punto di vista fisico in un tempo ben preciso. But at the same time, ma allo stesso tempo, imagine the spiritual anguish, immaginate l'agonia spirituale, the Holy Son of God being crucified, il Figlio di Dio crocifisso, identificato with wicked, sinful humanity, identificato con la natura peccaminosa dell'umanità. Imagine what it felt like to him as he felt spiritually forsaken of the Father. Cercate di immaginare come si sentiva quando si sentì abbandonato dal Padre. God simply or seemingly hid his face from him. Sembrava che Dio avesse nascosto il suo viso da lui. Four times King David prayed prophetically, "Hide not thy face from me." Quattro volte il re Davide pregò in modo profetico, "Signore, non nascondere la tua faccia da me." Isaiah had written, "He was stricken, smitten of God and afflicted." E Isaia dice che lui era stato colpito e afflitto da Dio. God smote him as he hung there in our place. Lui ha permesso che morisse al nostro posto. But so ideal with his life, so given to a cause and ideal. Ma era così dato alla causa e a quell'ideale. As he put it himself, "I come to seek and to save that which was lost." E se lo diciamo con le sue parole, "Sono venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto." He endured the cross and despised the shame. Lui ha sofferto la croce e ha disprezzato la vergogna. He sought man's redemption and God's glory. Lui ha cercato la redenzione dell'uomo e la gloria di Dio. He sought for man's redemption and God's glory in the manner of living. L'ha cercato nel suo modo di vivere, in his manner of loving, nel suo modo di amare, in his manner of giving, nel suo modo di dare, and his manner of dying, e nel suo modo di morire. Jesus understood the cause. Gesù capì la causa. He said, "When you have seen me, you have seen the Father." E disse ai suoi discepoli, "Quando voi avete visto me, avete visto il Padre." This is not just my cause, he's saying. Questa non è soltanto la this mia causa. This is my Father's cause. Ma questa è la causa di mio padre. Alleluia. In the midst of the dark, lonely hour, he was glorified in death. Nell'ora più buia della sua vita è stato glorificato nella morte. His death revealed what had not been seen before. La sua morte rivelò quello che non era stato visto prima. At Calvary, rocks and stones. Al Calvario lui camminò su pietre. At rocks and stones whose hearts were less hard than man's burst open. Quelle pietre erano meno dure del cuore degli uomini. Man looked upon him without emotion. Gli uomini lo guardarono senza emozioni. But the sun cried out and hid her face from her creator. Ma il sole nascose il suo viso dal creatore, si oscurò. The earth could not hide from her creator. La terra non poteva nascondersi dal suo creatore. But only could quake in disgust at man's sins. Ma cominciò a tremare, a scuotersi, perché era nauseata dal peccato dell'uomo. Listen, when Moses smote the rock, the hidden treasures of water came forth. Quando Mosè colpì la roccia e l'acqua venne fuori. When the alabaster box was broken, that sweet fragrance and value became known. Quando l'alabastro fu rotto e il profumo invase tutta quanta la casa. It's when the grapes are crushed that we can see and taste of the sweet velvet wine. E quando l'uva viene pestata che noi possiamo sentire l'odore e possiamo gustare il sapore di quello che c'è dentro. And so it is with Jesus. E così è con Gesù. All of his attributes were not fully known. Tutti i suoi attributi non erano pienamente conosciuti. Until he was stricken. Fino a quando lui fu colpito, smitten, battuto, broken,
rotto, crushed, pressato. And it's then that love flowed out. E nella sua morte l'amore è, come dire, fuori uscita. Grace flowed out. La grazia è uscita da lui. Mercy flowed out. La misericordia è uscita da lui. Forgiveness flowed out. Il perdono è uscito da lui. Fellowship flowed out. Comunione è uscita da lui. God and sinner reconciled. Dio ha riconciliato noi a se stesso. It was his finest hour. È stata la sua ora migliore. He would meet and satisfy the deepest desires of a human heart. Lui ha fatto questo per venire incontro ai desideri più profondi del cuore dell'uomo. He could satisfy the righteous demands of a holy, offended God. Per soddisfare la giusta richiesta di un Dio santo che era offeso dal peccato. And he could bring God and sinner reconciled in his hour. E nel suo sacrificio lui ha riunito Dio e l'uomo riconciliandoli insieme. This was his finest hour. Questa fu la sua ora when migliore. He could bring peace between God and man. Quando fu in grado di portare pace tra Dio e l'uomo. Forgiveness of my sins happened in that hour. Il perdono dei miei peccati è avvenuto in quell'ora. A washing away of my past happened that hour. Il lavaggio del mio passato è avvenuto in quell'ora. I was born of the Holy Ghost because of that hour. Sono nato di spirito a causa di quell'ora. It was in that hour. Fu in quell'ora. He saw me. Che lui mi vide. Even though I was not born yet. Anche se ancora non ero nato. He knew one day I'd come into this world. Lui sapeva in quale giorno sarei nato. And he loved me so much. E mi amò così tanto. That he prepared a way for me to be reconciled to himself. E preparò un modo per riconciliarmi a sé. But he didn't just see me, folks. He saw you. Ma non ha visto solo me, ha visto he voi. You today. Ha visto voi. He saw you today. Ha visto voi oggi. Hallelujah. Come on, magnify him. Magnify him. Continuiamo magnify a magnificarlo, him. A lodarlo, applaudiamo la sua gloria. Gridiamo a lui. Because of his finest hour, per questa sua ora, he could give mercy for our failures. Può dare misericordia per i nostri fallimenti. Grace for our weakness. Grazia per le nostre debolezze. Power for the task. Potere per raggiungere gli obiettivi. A companion in our loneliness. Può essere il nostro compagno nella nostra solitudine. A friend for all times. Un amico in ogni tempo. Now is my soul troubled. Ora la mia anima agonizza. And what shall I say? E cosa dirò? Father, save me from this hour. Padre, salvami da quest'ora. But for this cause came I unto this hour. Ma per questa causa io son venuto in quest'ora. Father, glorify thy name. Padre, glorifica il tuo nome. Because there's going to be a day when he's going to need a savior. Ci sarà un giorno in cui tutti noi abbiamo bisogno di un salvatore. Ci sarà un giorno quando lui avrà bisogno di un riconciliatore. There's going to be a day when he's going to need a companion and a friend, and I want to be there for them. Ci sarà un tempo quando lui avrà bisogno di un compagno, di un amico, e io voglio essere là in quel momento. It was his love. Hallelujah. Hallelujah. Listen, good folks, I'm feeling my Holy Ghost. I'm just going to enjoy myself today, all right? Io sento lo Spirito Santo e quindi non voglio perdermi nulla stamattina. Va bene con voi? Amen. Amen.
Life's finest hour for Jesus. La migliore ora per Gesù. It was an hour of blood, sweat, and tears. Fu un'ora di sangue, di sudore, lacrime. It was an hour of intense physical pain. Fu un'ora di intensa sofferenza fisica. Spiritual agony. Fu un'ora di agonia spirituale. And a shameful death. E fu un'ora di una morte vergognosa dal punto di vista umano. Now here's where I want to come to. Ma ecco dove voglio arrivare. And may I reverently say, vorrei con riverenza dire, that is the hour to which Jesus is leading all of us. Che questa è l'ora verso cui Gesù vuole condurre tutti quanti noi. If any man will be my disciple, se qualcuno vuole essere mio discepolo, ha detto Gesù, let him take up his cross, prenda la sua croce e mi segua. If you follow on to know the Lord, se voi volete andare avanti a conoscere il Signore, there will be a Calvary in your life. Ci sarà un calvario nella vostra vita. An hour when you will have to mount your cross. Un'ora quando dovrete portare la vostra croce sull'altura. And allow God to crucify you and die. E permettere a Dio di crocifiggervi e morire. It will be an hour of death to selfishness. Sarà un'ora di morte all'egocentrismo. It may come through the death of a loved one. Questo potrebbe avvenire per mezzo della morte di una persona a noi cara. Or sickness in your body. Oppure per mezzo di malattia nel vostro corpo. It may be a time, mama, when you will have to mount the cross to see your daughter saved. Mamma, ci potrebbe essere un tempo quando dovrai portare la croce per vedere tua figlia salvata. Daddy, there may be a time when God calls you to spiritual leadership. Papà, ci sarà un tempo quando lui ti chiama alla leadership spirituale. And you'll have to die before your family's eyes. E dovrai morire davanti agli occhi della tua famiglia. It may be a time of great anguish. Può essere un tempo di grande agonia. Travail. Travaglio. Spiritual upheaval. Battaglia spirituale. And a readjustment of life's priorities. È una risistemazione delle priorità della vita. Like Jacob, you may have to cross your brook Jabbok. Come Giacobbe dovrai attraversare il tuo torrente. You will have to cross alone. E dovrai farlo da solo. Where you and God will wrestle. Dove poi tu e Dio vi dibattirete. And you will have to be broken and die to self. E dovrai essere rotto e morire a te stesso. For you to have to be able to say, per poter dire, with Jesus, now is my soul troubled. Dillo con Gesù, adesso la mia anima soffre, turbata. Now is my soul in anguish. Adesso la mia anima è in agonia. Perplexed. Perplessa. Distressed. Disturbata. In conflict. In conflitto. And what shall I say? E cosa dirò? Father, save me from this hour. Padre, salvami da quest'ora. But for this hour came I into the world. Ma è per quest'ora che io sono venuto in questo mondo. Father, glorify Padre, thy name. Glorifica il tuo nome. Like Joseph, you may be cast out by your brethren and sold as unworthy. Come Giuseppe potresti essere rigettato dai suoi fratelli e venduto per nulla. In order for revival to come to your home. Per poter avere risveglio nella tua casa. As King Saul hurled spears at David. Come il re Saul tirava lance contro Davide. Words may be hurled at you, words that can penetrate and cut your heart and soul. Forse ci sono delle parole che sono scagliate contro di te che tagliano il tuo cuore, la tua anima. But do we want revival? Ma vogliamo noi risveglio? Revival comes through death. Il risveglio viene per mezzo della morte. Death to ourselves. La morte a noi stessi.
that others might live. Affinché gli altri possano vivere. Revival comes through prayer. Il risveglio viene per mezzo della preghiera. Suffering. Sofferenza. Giving ourselves. Dando noi stessi. To Bible studies. Agli studi biblici. To witnessing. Alla testimoniare. To fasting. Al digiuno. To prayer. Alla preghiera. For others to live. Affinché gli altri possano vivere. And what shall I say, church? Father, save us from this hour. E cosa diremo noi, Padre, salva. But for this cause came I unto this hour. Ma è per questa causa che siamo venuti Father, in quest'ora. Glorify thy name. Padre, glorifica il tuo nome. Oh, come on, worship him, worship him. Adoriamo il Signore ancora una volta insieme. Three times God, I mentioned it earlier, three times God spoke audibly in the life of Jesus. Tre volte Gesù ha parlato in modo udibile nel corso del ministero di Gesù. And at the beginning in his baptism. All'inizio al suo battesimo. In the middle at the Mount of Transfiguration. Poi sul monte della trasfigurazione. And at the end here in John chapter 12. E poi alla fine in Giovanni capitolo 12. God spoke and said, I have glorified it and will glorify it again. E Dio disse, io l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. God could not keep silent at the devotion Jesus gave to fulfill his will. Dio non poteva restare silenzioso quando l'umanità ha evidenziato quella sua devozione alla volontà suprema. And hear me, church. E ascoltami, chiesa. If we will give ourselves, se noi non diamo noi stessi, to our cause, alla nostra causa, in this hour, in questo tempo, the last hours of humanity upon this earth, l'ultima ora dell'umanità su questa terra, I believe Jesus is coming very soon. Io credo che Gesù stia tornando molto presto. We don't have a lot of time. Non abbiamo molto tempo. But this is our hour. Ma questa è la nostra ora. And this is our time. Questo è il nostro tempo. It's time for us to give ourselves. È tempo che noi diamo noi stessi. To a cause that is greater than ourselves. Alla causa che più grande di noi. It's a cause of eternity. È una causa eterna. It has eternal recompense. Con ricompense eterne. It has spiritual value, eternal value. Che ha un valore spirituale, un valore eterno. I enjoy life. A me piace la vita. I enjoy the good times. Mi piace passare bei momenti. I love to laugh and live and have fun. A me piace ridere, avere magari intrattenimenti sani, ovviamente. I enjoy times of laughter. Mi piace ridere. I enjoy the festivities. Mi piace quando ci sono riunioni festive. Like Jesus was doing that day. Così come Gesù stava facendo quel giorno. Enjoying the festivities of the time. Godendo della festività di quel tempo. But at the same time I want to say. Ma allo stesso tempo voglio dire. God, I want to equally enjoy the hard times. Voglio ugualmente godere dei momenti difficili. For my life's finest hour. Perché l'ora migliore della mia vita. Will come to me like it came in the life of Jesus. Verrà a me così come è venuta nella vita di Gesù. In the midst of the joys of the crowd. Nel mezzo della gioia della folla. In the midst of all the festivities. Nel mezzo della festività. There came the request of the Greek. Venne la richiesta dei greci. Sir, Signore, we would see Jesus. Vorremmo vedere Gesù. And so it is today. E ancora oggi è così. I enjoy my life. Io, a me piace la vita. God has been good to me. Dio è stato buono con he me. He has blessed me. Lui mi ha benedetto. I have joy in my soul. Ho gioia nella mia anima. But I still hear the words of the Greek ringing in my ear. Ma sento ancora le parole dei greci nelle mie orecchie. Sir! Signore! We would see Jesus. Vorrei vedere Gesù. I hear this world crying today. Sento questo mondo che grida. It's saying to us, the church. Che dice a noi, la chiesa. Sir! Signore!
Signore, we want to see Jesus. Vorrei vedere Gesù. Show me Jesus. Fammi vedere Gesù. In the midst of your good life. Nel mezzo delle belle cose. In the midst of all your blessings. Nel mezzo delle benedizioni. In the midst of all good God's been to you. In mezzo a tutto ciò che Dio ti ha dato. Show me Jesus. Fammi vedere Gesù. Come on, church, let's worship him. Lodiamolo. Our Calvary will hurt. Our Calvary will hurt. Il nostro Calvario ci farà male. There will be pain. Ci sarà dolore. But let's look beyond it and through it all. Ma guardiamo oltre attraverso tutto. And allow our faith in God to triumph. E permettere alla nostra fede in Dio di trionfare. It is recorded of Jesus. È scritto intorno a Gesù, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Che per la gioia che gli era posta davanti, lui patì la croce, disprezzando la vergogna, il dolore. Let's not allow our confidence in God to waver. Non permettiamo che la nostra fiducia in Dio venga meno. But rather the purpose for our being here would be fulfilled. Ma piuttosto dobbiamo preoccuparci che lo scopo per cui siamo qua sia adempiuto. This is the reason for his dying. Questa è la ragione della sua morte. And this is the reason for our dying. E questa è la ragione della nostra morte. That our life would not fall into the ground and die and abide alone. Affinché la nostra vita non cada per terra e rimanga da sola. But that it would burst bring up, ma che possa germogliare, and produce spiritual fruit, e possa produrre frutti spirituali. This is our life's finest hour, church. Chiesa, questa è l'ora migliore per noi. For this cause we came unto this hour. E per questa causa siamo stati mandati in quest'ora. Now is my soul troubled. Oh, la mia anima è turbata. But what shall I say? Father, save me from this hour. Ma cosa direi? Salva mio padre da quest'ora. Father, glorify thy name through me. Padre, glorifica il tuo nome per mezzo di me. Whatever you have to do to me, Jesus. Qualunque cosa hai da fare per mezzo di me. Whatever it takes in my life. Qualunque cosa è necessaria nella mia vita. I want to glorify you. Voglio farlo per te. I want to magnify you. Voglio magnificarti. You've been good to me, God. Tu sei stato buono con me, oh Dio. Had it not been for Jesus' finest hour, se non fosse stato per la migliore ora di Gesù, we would have never known how much he loved. Non avremmo mai saputo quanto lui ci ami. Had it not been for his finest hour, se non fosse stato per l'ora migliore di Gesù, we would have never known and tasted of his grace. Non avremmo mai conosciuto né tantomeno assaggiato la sua grazia. Oh, Jesus, you're saved by grace. Grace. Voi siete salvati per grazia. You were not saved because you're good. Voi non siete stati salvati perché siete bravi e buoni. You're saved because he's good. Ma siete salvati perché egli è buono. Because he gives grace. Perché lui ci ha dato la sua grazia. He imparts faith for you to believe in him. E lui impartisce fede affinché voi possiate credere. It's all of him. È tutto a causa di lui. We were dead in sins and trespasses. Noi eravamo morti nel peccato. A dead man can't believe. Un uomo morto non può credere. A dead man can't help himself.
un uomo morto non può coprire se stesso. A dead man can't get himself up and come to an altar. Un uomo morto non può alzarsi e venire all'altare. Jesus said, "No man comes to me except the Spirit draw him." La Bibbia dice che nessun uomo viene a Gesù a meno che lo Spirito non lo attiri. It's because he. È lui. It's because he drew us. È perché lui ci ha attirati. That we are saved today. Che oggi noi possiamo dire di essere salvati. I don't know about you, but I owe him so much. Io non so di voi, ma io ho un grande debito nei suoi riguardi. And now my hour has come. E adesso che la mia ora è venuta. My life's final hour. La mia ora finale. And what shall I say? Father, save me. Cosa direi? Padre, salvami. No. No. Jesus, crucify me. Ha detto piuttosto. Let me die to selfishness. Crucifiggimi, fammi morire. Die to my waywardness. Voglio morire. Die to my self-will. Voglio morire e mettere da parte la mia volontà. Let me mount my cross. Lasciami avere la mia croce. So others can live. Così che altri possano vivere. Come on, let's worship. Adoriamo il Signore insieme. If you are a guest here today, se siete un visitatore qua stamattina, let me say to you, vorrei dirvi, Christianity is not for the weak in heart. La cristianità non è per weak in heart. La cristianità non è per quelli che sono deboli nel cuore. It's not for the fearful in soul. Non è per i timorosi, per i codardi. Christianity is not a life of ease and comfort. Cristianità non è una vita di agio e avere tutto sempre che fila liscio come l'olio. Christianity is a campaign, a war. La cristianità è una campagna di guerra spirituale. It's a war with evil. È una guerra contro il male. It's a giving of ourselves for a lost world. È dare noi stessi per un mondo perduto. It's a time for holiness and adornment inwardly and outwardly. È importante che la santità non sia più il letargo, sia dentro che fuori di noi. Jesus is looking for men and women who are not afraid to take the challenge. Gesù sta cercando uomini e donne che non hanno paura di accettare la sfida. A challenge greater than themselves. Una sfida che è più grande di noi. Take up your cross. Prendi la tua croce. Follow me. E seguimi. In studying the life of Jesus, nella vita di Gesù, I was struck with this concept. C'è stato qualcosa che mi ha colpito in modo particolare. In choosing his disciples, quando lui scelse i suoi discepoli, he chose men in their early 20, mid 20s, late 20s. Ha scelto uomini dall'età dai 20 anni in su, più o meno. He chose young people. Scelse giovani. In the midst of a world gripped with false religions, e in questo mondo che è attanagliato da false religioni, despotic governments that oppressed, con governi che sono delle proprie dittature, a society that was debased and sinful, una società che è moralmente alla rovina, God chose young people. Dio scelse e sceglie giovani. God has always had faith in young people. Dio ha sempre avuto fede nei giovani. He planned his greatest works through young people. Ha iniziato le sue più grandi opere per mezzo dei giovani. Joseph was 17 years old when he was sold into Egypt.
Giuseppe aveva 17 anni quando fu venduto in Egitto. All of the years of the 20s he spent in a prison house. E gli anni dai 20 anni in su li ha spesi in carcere. But when he came out as a young man of 30 years of age. Ma quando venne fuori, un giovane di circa 30 anni, he was a blessing to his family and his nation. Fu una benedizione per la sua famiglia e per la sua nazione. David was a young man when he met the lion and the bear. Davide era un giovane quando combatté contro il leone, contro l'orso. He was a young man when he met Goliath. Era un giovane quando si scontrò con Golia. But it was as a young man that God chose him to be the leader of a nation. Ma è stato pure un giovane che Dio ha scelto per guidare la nazione. Mary was a young teenage girl. Maria era una ragazza. When the angel appeared to her and said, "Hail Mary, thou art highly favored of God." Quando l'angelo si presentò a lei e la salutò dicendole, "Tu sei onorata da Dio, benedetta da Dio." Saul of Tarsus was a young man as he persecuted the church. Saulo di Tarso era un giovane quando cominciò a perseguitare la chiesa. But God changed him to the Apostle Paul as a young man. Ma Dio lo cambiò per diventare l'apostolo Paolo. Jesus said, "Verily, verily, I say unto you." Gesù disse, in verità io vi dico. Except the corn of wheat fall into the ground and die. Se il seme di grano non cade per terra e non muore, it will abide alone. Rimarrà da solo. But if it die, ma se muore, it will bring forth much fruit. Porterà molto frutto. He that loveth his life shall lose it. Chi ama la propria vita la perderà. And he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. E chi invece perderà la propria vita per amor mio, if any man serve me, se un uomo vuole servirmi, let him follow me. Mi segua. That where I am, there shall my servant be also. Affinché dove io sono, anche lui possa essere. If any man serve me, him will my father honor. Se qualcuno mi segue, mi serve, mio padre lo onorerà. Now is my soul troubled. Ora la mia anima è in agonia. And what shall I say? Cosa dirò? Father, save me from this hour. Padre, salvami da quest'ora. For this cause came I unto this hour. Ma per questa causa io sono venuto in quest'ora. Church of Italy. Chiesa d'Italia. This is your hour. Questa è la vostra ora. This is your hour to strike the rock so the water may flow. Questo è il vostro tempo per colpire la roccia affinché venga fuori l'acqua. This is the hour to break your alabaster box. Questa è la vostra ora per spezzare il vaso di alabastro. It's the hour to throw in your two mites. È la vostra ora per mettere i vostri due piccioli. This is your hour of revival, Italy. Questa è la vostra ora di risveglio, Italia. This is your time. Questo è il vostro tempo. How will you respond? Come risponderete? Save yourself? Per salvare voi stessi? Or take up your cross? Oppure prenderete la vostra croce? And say with Jesus. E direte con Gesù. Now is my soul troubled. La mia anima è in agonia. But for this cause came I unto this hour. Ma per questa causa io sono venuto in quest'ora. Father. Padre. Glorify. Glorifica il tuo nome. Let's lift our hands and worship.